Radicale al congresso di Radicali Italiani, seconda giornata, siamo con Andrea Mauri e siamo qui perché Andrea ha scritto un libro molto interessante di cui in questo momento vorrei agevolare l'inquadratura, che abbiamo la copertina con un apposito manifesto. E nel frattempo possiamo comunque sia continuare, è molto particolare, in cui si ricostruisce la storia dei radicali con una prospettiva singolare. Parlacene pure. Allora, in pratica questo libro, che si intitola Attenta vigilanza, radicali nelle carceri di polizia 1953-1986, ricostruisce la storia radicale, come dicevi giustamente te, attraverso tutti quegli appunti, note, relazioni, telex che la polizia politica, i vari uffici, l'ufficio politici, le Digos eccetera, hanno scritto nel corso degli anni e che sono depositate presso l'archivio centrale dello Stato. In pratica io ho fatto questa ricostruzione della vicenda radicale dal 53 all'86. Perché il 53? Perché il Partito Radicale nasce nel 1955 da una scissione con il Partito Liberale, però nel 1953 già la prefettura di Parma aveva individuato, sapeva che un gruppo di liberali dissidenti di sinistra avrebbero voluto costituire un partito radicale, appunto. E quindi questa cronologia del 53 si spiega in questo senso, ma già dà un senso di come poi il controllo di polizia è avvenuto nei confronti dei radicali da quel momento in poi. Dall'inizio, attraverso voci prese da assemblee, voci riportate da funzionari della polizia in base a colloqui informali, eccetera, diciamo fonti anche fiduciarie in qualche misura, e più avanti invece diventa proprio una vera e propria sistematico controllo che fa parte a livello istituzionale proprio di quello che deve fare le Digos e gli uffici politici. In questo modo ho ricostruito attraverso un migliaio di documenti rintracciati all'archivio centrale la vicenda radicale. Nel contempo ho lavorato anche su movimenti federati al partito, che sono il Fuori Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, il Movimento Liberazione della Donna e la Lega per l'Istituzione del Divorzio. Quindi praticamente abbiamo delle vere e proprie testimonianze autentiche, perché altro non potrebbe, sì, si potrebbe chiamare in altro modo, che ricostruiscono questa storia radicale in cui, diciamo, io così potrei fare una riflessione personale, diciamo, se una certa preoccupazione, un stupore poteva essere motivato negli anni 50-60, poi c'era insomma anche un'atmosfera generale molto particolare nei confronti dei radicali e dei pericoli che insomma potevano rappresentare, mi sembra che negli anni del terzo millennio ormai la scelta non violenta sia ormai insomma pacificamente conosciuta da parte dei radicali, eppure devo registrare che alle nostre manifestazioni radicali, anche quelle che si purtroppo realizzano con un centinaio di persone, ma comunque è sempre una conquista, l'ultima qualche sabato fa per esempio a Roma per la libertà, giornata per la libertà dei popoli oppressi, c'era praticamente quasi più polizia che manifestanti, che ovviamente poi assistono, perché insomma difficilmente ci sono black bloc nelle manifestazioni, okay, radicali. Come ti spieghi, diciamo, questa continuità di diffidenza? Allora, guarda, tu hai toccato un punto centrale, nel senso che io mi occupo di archivi, di ricerca storica, così, e ho potuto esaminare anche le relazioni su altri movimenti politici. La non violenza fa la discriminante anche nel tipo di relazioni che si hanno, perché questo è un partito aperto, tutti i movimenti federati sono stati partiti aperti, raramente ci sono state riunioni riservate, quindi le fonti di polizia sono sempre state, diciamo, da fonti dirette, o che vengono ai congressi. Addirittura ho trovato delle trascrizioni di notizie date da Radio Radicale che annunciavano le manifestazioni, ho trovato dei telegrammi dei radicali alle questure, eccetera. Quindi vuol dire che c'è stato un rapporto molto diretto, molto pulito, per così dire, e questo ha favorito anche fare delle relazioni non per sentito dire, ma direttamente. Allora, da questo punto di vista il libro ha una sua attendibilità.
perché proprio perché sono fonti dirette e non indirette, chiaramente ho potuto trovare dei congressi di partito ricostruiti fedelmente, molto fedelmente. Poi dobbiamo tenere conto di un altro aspetto: tutte le relazioni sono, la polizia lavora, non parlo dei servizi, ma in questo caso la polizia lavora su due binari: quello di seguire l'ordine pubblico, cioè i soggetti dell'azione politica sono soggetti importanti per la relazione in quanto possibili, diciamo, persone pericolose per l'ordine pubblico, e ovviamente per la prevenzione di possibili. In questo caso, quindi, muovendosi su questo filone, la polizia muove le sue relazioni e quindi abbiamo delle relazioni molto precise, con una differenza tra l'altro interessante da notare: dal funzionari di polizia fino a metà degli anni 60 erano sostanzialmente funzionari delle vecchie questure, delle questure che vengono dal fascismo. Da metà degli anni 60 c'è un cambio generazionale e quindi sono le relazioni, loro leggono la mattina i giornali, si informano, sono anche più all'interno della società e quindi diventano relazioni anche molto interessanti da questo punto di vista. Le iniziative di sorveglianza civile vengono viste, comunque vengono esaminate, e lì chiaramente hai un atteggiamento anche formale, burocratico, di tipo rigido, però sempre io quello che ho trovato veramente sempre col massimo rispetto. Vengono individuati gli attori dell'azione politica, i più importanti subito. Marco Pannella, per esempio, giovanissimo Marco Pannella nel 1956 viene individuato come leader della sinistra del Partito Radicale di allora. E così via, anche tutto il primo gruppo del nuovo partito che si ricostituisce nel 63. Quindi c'è questa capacità che va detto. Una cosa, diciamo, importante secondo me del libro è la ricostruzione, le micro storie che si ricostruiscono dalle vicende radicali dal nord, da Aosta ad Agrigento, insomma, per dirla non in ordine alfabetico ma in ordine cronologico. E infatti il libro è dedicato sia a Marco Pannella, perché senza di lui non avremmo avuto questa vicenda politica sicuramente, e questo in qualche modo la stessa polizia lo dice, sia al radicale ignoto, cioè quello che poi nel concreto dell'azione politica nel campo appunto agiva e che era appunto controllato. Andrea, sicuramente agevoleremo anche su TV Radicale diciamo, la diffusione di questo libro, magari la copertina e questo volantino lo metteremo poi sul sito. Volevo chiederti qualche impressione a questo punto del congresso, sì. come ti sembrava l'affluenza e se ci sono tematiche, insomma, che ti hanno particolarmente interessato anche relativamente alle commissioni. Sì. Prima di risponderti volevo in qualche modo dire una cosa, volevo innanzitutto ringraziare i radicali italiani perché hanno dato l'opportunità agli iscritti al movimento presente in congresso di avere una copia omaggio del libro. Questo mi è sembrato un gesto di riconoscimento nei miei confronti, e questo è poco, ma anche la volontà di dare la possibilità di ricostruire una memoria radicale, che a volte tendiamo un po' a perderla. E quindi, ecco, fatto questo inciso, il congresso mi sembra particolarmente interessante per quanto riguarda le relazioni di De Lucia e di Saderini. Poi ho seguito adesso, non molto perché sono qui preso da questa cosa, e mi è sembrato interessante l'intervento polemico di Giachetti nei confronti della Radicale. Mi è sembrato interessante perché lui, in modo molto schietto e dialettico, ha voluto dire quali possono essere i rapporti tra noi e il Partito Democratico. Allora, c'è, mi pare, da parte di Giachetti la volontà di aprirsi al mondo radicale, come lui è sempre stato, dicendo: voi dovete entrare nelle nostre contraddizioni in pieno, non dovete avere un atteggiamento di uscire, diciamo, di starne fuori, e su questo credo che sia una base di dialogo fondamentale. Il rapporto con il PD è un rapporto molto complicato, credo che sia uno dei temi poi del congresso, però un altro tema che devo dire Saderini ha colto nella sua relazione in modo abbastanza completo è quello del ruolo delle associazioni. Per riagganciarmi un attimo al libro, le associazioni sono sempre stato un elemento importante di questo partito
E anche adesso che sono in una situazione di grande, secondo me, di grande difficoltà, possono segnare il rilancio di un'idrazione politica radicale. Se su questo noi ci muoviamo, credo che potremo avere una bella stagione di iniziativa politica. A questo punto ringraziamo Andrea Maori, ricordiamo il suo libro Attenta Vigilanza, e di cui adesso mostreremo perfetto la copertina. E gli auguriamo ovviamente buon congresso e lo invitiamo ovviamente, noi abbiamo luoghi mediatici sul nostro sito che è tvradicale.it, volentieri per far, anche per vedere quello che abbiamo fatto in passato. Grazie ancora. Grazie. Grazie.